Oscar Farinetti, Remida del Made in Italiano Gastronomico nel Mondo. Siamo qui alla 22esima edizione del Merano Wine Festival, dove ha deciso di presentare Storie di Coraggio. Come nasce Storie di Coraggio? Dunque, intanto non sono Remida, sono un semplice contadino che sta cercando di portare cibo di qualità all'estero, perché quello che manca al nostro paese dobbiamo farlo. Helmut mi ha invitato qua a presentare il nostro libro, è stata una presentazione molto bella perché è venuto Bruno Vespa, De Castro, insomma Angelo Gaia, il mitico Angelo Gaia, una roba bella, e abbiamo cercato di raccontare perché ho voluto scrivere un libro sul coraggio e perché l'ho voluto dedicare al vino. Coraggio perché secondo me è un valore in estinzione, c'è bisogno di coraggio in questo paese per rilanciarlo. Il vino come esempio, 12 famiglie del vino, che partendo da situazioni diverse tra loro sono riusciti a costruire una storia di successo straordinario, mischiando informalità, autorevolezza e grande verità, grande sincerità. Io li chiamo dei sofisticatori, sono dei sofisticatori del vino, perché oltre all'uva mettono se stessi. Italy, nuovi punti vendita, lei ha una particolarità, ogni volta che promette una data per l'apertura del punto vendita, magicamente la rispetta sempre, come possibile? Magicamente la sbaglio sempre, insomma, diciamo che nella settimana ci stiamo, stavolta apriamo con un pelino di ritardo, però li apriamo. Abbiamo aperto Dubai 4 giorni fa, grande successo, è stata una soft happening, apriremo, faremo l'inaugurazione il 9 di dicembre. Adesso il prossimo grande appuntamento è il 2, dove apriamo Chicago, 2 dicembre, 7000 metri sulla Quinta. Ho dimenticato di dirvi che Dubai è nel Dubai Mall, il department store, il centro commerciale più visitato al mondo, una marea di gente ogni giorno. Chicago sarà sulla Michigan, e quindi in un posto straordinario, 7000 metri quadri. E poi il 6... sempre di dicembre inauguriamo Istanbul, altri 7000 metri quadri sul Bosforo, guardando questo scenario, questo paesaggio tra i più belli del mondo. E poi finalmente toccherà un'altra italiana dopo Bari, adesso tocca Firenze, che sarà intorno a metà dicembre, 14-15. Tra tutti i punti vendita c'è qualcuno che avrebbe voluto non aprire? No, nessuno. Ce ne sono molti che avrei voluto aprire e non ho aperto. C'è ancora tempo? Sì, il problema è che aprire degli Italy non è come aprire dei discount, è una roba complicata, si fa una fatica enorme, bisogna studiare il territorio, bisogna portare i cibi, perché gli Italy non sono dei cloni, non è come Starbucks o McDonald's che sono tutti uguali, ogni Italy è diverso dall'altro, ognuno è dedicato ad un tema diverso. Per esempio Chicago è dedicato al mitico Hemingway che è nato là, e ci sono tante fotografie di Hemingway in Italia che mangia e beve, abbastanza facile da trovare, ma poi c'è una narrazione. Per esempio Istanbul sarà dedicato a Venezia e Genova, due città che hanno avuto molto a che fare con Costantinopoli. Dubai è dedicato al futuro, Firenze è dedicato al Rinascimento. Sono tutte metrature diverse, con scaffali diversi, con pavimenti diversi. Quello che conta è la capacità di replicare un'atmosfera, è l'atmosfera della narrazione della biodiversità italiana. Quindi grandi valori, ma le critiche che le vengono mosse, ad esempio per la scelta dei fornitori, la fortificano, come le vive? In generale tutte le critiche sono ben accette, ci mancherebbe altro, noi siamo imperfetti come tutti e commettiamo tanti errori, quindi benvenute le critiche che ci aiutano a migliorare, tutte invece le critiche stupide non le stiamo ad ascoltare, giriamo poco sui blog delle critiche, lì c'è tutto un paesaggio strano di personaggi che amano lamentarsi, noi siamo proattivi, siamo per costruire, quindi benvenute le critiche, che ne vengano tante, così miglioriamo, capiamo dove sbagliamo. Le critiche sono sempre utili. Quante volte le è capitato di guardare i programmi di Life Taste TV? Adesso che sono intervistato e comincerò a guardarli con più frequenza, poi vedo lei che è molto brava a farmi le domande, vedo un bellissimo set in un bel luogo, quindi diventerò un vostro addicted anch'io. Questo è il regalo più bello che ci poteva fare. Noi possiamo concludere qui, una sorpresina che ci può fare, il prossimo obiettivo segretissimo da raccontarci. Ne abbiamo più di uno.
Intanto proseguiamo con le nuove aperture, eccetera. Per quanto riguarda il vino, andiamo avanti col concetto di vino libero e vogliamo liberare sempre più il vino da tante cose. Per adesso l'abbiamo liberato dai concimi chimici, dai diserbanti e dai solfiti. Prossimo colpo è liberarlo dai lieviti industriali, già in buona parte è stato fatto, ma vogliamo migliorare. Poi liberarlo anche dalle analisi sensoriali esagerate, liberarlo dai sistemi di distribuzione un po' medievali, liberarlo dai prezzi troppo alti e troppo bassi. Insomma, vorremmo liberarlo da tante cose. E poi ci stiamo concentrando molto su Expo 2015, questa è la chicca che vi do, faremo un grande ristorante di 8.000 metri quadrati che vuole rappresentare la biodiversità italiana. Grazie mille.